Non può che iniziare così Real Giulianova Olimpia Agnonese, con il sentito ricordo di tutto l'ambiente giallorosso a Franco Bei, grande uomo di sport, arbitro e tifosissimo giugliese, compagno di tante domeniche Alfadini che non ce l'ha fatta a vincere la sua personale partita dopo il tragico incidente di pochi giorni fa. La società, la squadra, il tecnico del grosso e i tifosi che espongono in curva lo striscione vicini alla famiglia Bei si stringono al dolore di una città intera. In campo oggi il Giulianova gioca anche per Franco. Senza Nazzari squalificato per 3 giornate, ma con Ferrini che ritrova una maglia da titolare. Di fronte l'Agnonese di Diakité e di Arrà, reduce dal largo successo sul Chieti. La gara è agonisticamente combattuta fin da subito, a farne le spese Allegra, Vitelli e Minicucci, che finiscono sul taccuino del direttore di gara Gavini in nemmeno 10 minuti di gioco. La prima occasione al minuto 13 è di marca ospite, con Diarra che dal limite gira alto sopra la traversa. Al 20esimo Viskovic commette fallo su Balducci in ripartenza, ma questa volta il direttore di gara lo grazia. 2 minuti più tardi, l'occasione più importante per il Giulianova, sui piedi di Cipriani che in diagonale impegna Meri, bravo nell'occasione a chiudere lo specchio. La gara stenta a decollare e al 34esimo Bifulco prova a complicarsi la vita da solo, rinviando sulla schiena di Amaia, salvo poi riuscire a recuperare lo sbarione. Sugli sviluppi dell'azione, ancora un fallo, questa volta di Diarra su D'Antonio, altro cartellino giallo tra le proteste e altro capannello di uomini intorno al direttore di gara, che impiega qualche istante a riportare la calma. Nell'occasione ammonito anche il medico sociale giallorosso. La gara si sblocca solo all'ottavo della ripresa, alla prima vera occasione utile, una cinica Agnonese passa. Diarra calcia dal limite, Amaia si coordina e rovesciata e la prodezza diventa un cross per Nicolao, che in spaccata trafigge Bifulco a fil di palo. Il Giulianova accusa e al 16esimo potrebbe incassare anche il raddoppio con la conclusione dal limite di Acosta, che si alza di pochissimo sopra la traversa. La reazione del Giulianova è sterile. Di Paolo e Ramcu provano a sfondare sulla destra senza riuscire a scardinare le maglie della difesa granata. Al 25esimo è Torelli a procurarsi un buon calcio di punizione dal limite, ma Barlafante a giro non riesce a centrare il bersaglio grosso. I giallorossi si affidano troppo spesso ai lanci lunghi tagliando il centrocampo, ma i tentativi sono velleitari. Al 36esimo, nella confusione, i giugliesi reclamano per un fallo di mano, ma il direttore di gara fa proseguire. Ultimo tentativo al 43esimo, il tiro cross di Ferrini, ma Meri esce in anticipo e fa sua la sfera. Un passo indietro per la squadra di Del Grosso, che rispetto alle ultime uscite fatica nella manovra e paga cara l'unica disattenzione di una partita brutta, dove a vincere è la squadra più cinica. Con i 3 punti l'Agnonese approda al 5º posto in graduatoria, scalzando il Pineto, e non nasconde l'obiettivo playoff. Classifica adesso invece che si fa sempre più delicata per il Giulianova, con i tifosi che contestano la società a fine gara. Erminio Rullo, ha vinto la squadra più cinica al termine di una partita brutta? Sì, direi di sì. Come ho detto ai colleghi prima, l'episodio ha portato 3 punti alla nostra squadra. Ci abbiamo creduto fino alla fine, perché a noi, appunto, diciamo che la classifica è, per puntare ai playoff dobbiamo cercare di vincere più partite possibili, quindi ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Però è stata una partita, ripeto, brutta sull'aspetto del gioco, ma maschi a livello agonistico. È una partita che permette all'Agnonese di entrare in zona playoff? Sì, visto la classifica adesso siamo dentro, però è corta, dobbiamo pensare già a domenica, perché affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti come oggi e dobbiamo fare il nostro percorso, poi vedremo a fine campionato dove saremo. Sapevamo che era una partita con dei ritmi elevatissimi, così è stato, però credo anche che la squadra abbia dato tutto quello che poteva dare. Purtroppo abbiamo commesso l'unica ingenuità, l'abbiamo pagata cara. Però io non rimproverò nulla ai ragazzi, quindi andiamo avanti a testa alta, cercando di in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo che abbiamo. È difficile giocare in questo frangente del campionato anche con la pressione, perché questa sconfitta, insomma, non mette il Giulianova in una posizione di classifica, insomma, pericolosa. Noi siamo i primi a sapere la nostra posizione di classifica, quindi noi non ce lo deve ricordare nessuno, e stiamo lavorando per uscirne. Occorre pazienza, occorre lavoro, sacrificio e basta. Sicuramente critiche, insulti non aiutano,
ma siccome siamo abituati da tempo ci siamo chiusi appunto in noi stessi per cercare di lavorare, cercare di raggiungere più, in tutti i modi quello che è il nostro obiettivo. Quindi io penso che con il lavoro se ne esce, però io sono sicuro della mia squadra e di certo non trasmetterò paura, ansie, insulti o qualcos'altro, perché i giocatori di tutto hanno bisogno tranne che di questo tipo di atteggiamento. Ti faccio l'ultima: oggi era una giornata particolare in ricordo di un uomo, un grande uomo di sport a cui Giulianova deve tanto. Sì, infatti il pensiero va a Franco, che conoscevo molto bene. Io lo ricordo con molto affetto, era un uomo molto generoso che vedevo quasi tutti i giorni, mi arbitravo tante partite, quindi è veramente una perdita molto, molto grande. Questo fa capire anche che, ecco, nella vita ci sono molte cose più importanti, perché siamo sempre a fare una partita di calcio, quindi ricordiamoci un attimino anche le cose più importanti, le tragedie grandi come quella che ha colpito il nostro Franco.